Pellegrino a Ski Pass. È stata una bella giornata con questa presentazione della vostra squadra e anche oggi comunque hai ricevuto tanti complimenti per la passata stagione. Sì, è bello sempre pensare ai successi delle passate stagioni, però ormai la testa è già oltre, è già fissata al 26 di novembre con la prima gara di Coppa del Mondo, quindi queste giornate sono belle, sono molto importanti per la federazione, però il passato ormai è passato, adesso si pensa al presente e al futuro. Una domanda che vorrei farti: come si trova comunque dopo un grande traguardo che hai raggiunto tu l'anno scorso, come si trovano gli stimoli per fare ancora di più, per migliorarsi ancora? Diciamo un po' la storia dello sci di fondo ha sempre fatto vedere che in Italia, soprattutto a livello maschile, le vittorie iniziavano ad arrivare dai 30 anni in poi, quindi io sono ancora qui, aspetto i 30 anni, poi tutto quello che succede prima tanto meglio, però nella mia testa c'è sempre il pensiero che devo ancora iniziare a vincere e quindi ok, va bene, queste stagioni sono state belle, però l'obiettivo è la vittoria più bella, deve sempre arrivare. Ci siamo sentiti dopo i primi 3 giorni allo Stelvio, ecco, adesso com'è andata? Ritrovare la neve? È sempre bello tornare sugli sci e tra Stelvio e il tunnel di Obero abbiamo fatto un'ottima preparazione, senza dimenticarci che noi fondisti anche quando torniamo a casa ci massacriamo di allenamento, quindi anche con lo ski roll i riscontri sono sempre stati più che positivi. Tra poco partiremo di nuovo per andare a sciare o in Svizzera o a Livigno, quindi ancora ore nelle gambe in vista di un'altra, spero, fantastica stagione. E l'obiettivo per quest'anno? Quest'anno il mio obiettivo è sempre lo stesso, cercare di fare sempre meglio, di mettere il mio corpo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio e quindi riuscire a dare il massimo ogni singola gara. Ovvio che col Mondiale di Lati 2017 basta fare in quell'occasione bene una gara e per tutta la stagione va bene, però l'obiettivo nostro è di essere in forma da inizio a fine stagione, anche perché soltanto con i bei risultati di inizio stagione si può avere la motivazione giusta per la seconda parte. In effetti ora la Coppa di Cristallo l'hai portata a casa, quanto vorresti a casa adesso portare anche una medaglia mondiale, magari olimpica tra 2 anni? Sicuramente è molto più difficile vincere una Coppa del Mondo che una medaglia, perché si sa, l'evento singolo può essere soggetto a tanti fattori che possono essere anche sfavorevoli, mentre invece la Coppa del Mondo premia la costanza, quindi vuol dire una stagione intera sul pezzo da inizio a fine stagione. Ovvio che per chiudere bene il cerchio, diciamo che la Coppa del Mondo già c'è da parte e bisogna pensare a portare a casa le medaglie, però il mio obiettivo è in ogni singola gara che faccio dare il massimo e cercare di vincere.